L'interpellanza 6630/002 a firma Bertola Pendino, botte di Capodanno 2014, anche quest'anno per tardi in libertà. Prego, Assessore. Sì, grazie Presidente. Allora, proprio per evitare gravi danni alle persone e alle cose in relazione a un utilizzo illecito di tale materiale e per contenere i disagi che vengono arrecati ogni anno agli animali domestici, la Questura dirama sempre appunto in prossimità di fine anno tutte le disposizioni che vengono impartite dal Ministero degli Interni relativamente al coordinamento di tutte le attività di vigilanza e di prevenzione sul commercio e sulla detenzione di materiale pirotecnico esplodente. Al momento non sono state ancora divulgate, diciamo di solito lo sono a cavallo, insomma, subito dopo Natale. Noi in ogni caso, in previsione di questo bollettino che viene diramato ogni anno dalla Questura, abbiamo già richiamato tutto il personale tramite una nostra circolare interna ad incrementare i controlli proprio per vigilare non solo sull'impiego ma anche sulla vendita di questi prodotti palesemente illeciti, anche perché diciamo appunto lì c'è tutta una casistica che viene stilata dalla Questura, che al momento è stata ancora divulgata, proprio su quelli che sono i materiali che possono essere messi in commercio e quelli no. Ci sono delle distinzioni molto tecniche e molto precise, insomma, che poi verranno diramate a tutti i nostri agenti. Riguardo all'altro punto dell'interpellanza, io confesso di non avere avuto interlocuzione con l'assessore Gallo, di solito gli assessori mandano un promemoria, ma insomma al momento probabilmente per colpa mia non ho una risposta, quindi sull'uso dei botti silenziosi. Non so se il capogruppo Bertola ritiene, io posso rispondere in forma privata oppure anche in forma scritta. Al momento però non ho, come dire, una risposta dall'assessore Gallo. Consigliere Bertola. Grazie, ma sì, la città ha tanti problemi, però effettivamente questo non è un problema da sottovalutare, nel senso che sia per i proprietari di animali, per cui i botti spesso sono mortali purtroppo, ma anche per le persone, perché solo l'anno scorso a Torino un ragazzino di 13 anni ci ha rimesso una mano con i botti, quindi insomma il problema attuale, devo dire, anche da noi, non soltanto in altre parti d'Italia dove la tradizione è più sviluppata. Però la nostra richiesta era quella che quest'anno ci fosse un po' più di attenzione, diciamo, da parte dei vigili, nel senso che negli scorsi anni, ormai sono 3 anni che è stato introdotto questo divieto, non è che si sia vista questa grande solerzia da parte dei vigili nel fermare i comportamenti, per cui va bene la repressione sulla vendita, che sicuramente è anche forse il metodo più efficace per garantire intanto che non ci siano prodotti particolarmente pericolosi realizzati in laboratori clandestini o chissà come eccetera, però anche con i botti legali che comunque esistono, cioè anche i botti legali non avrebbero ragione di esistere, sono comunque vietati, per cui l'obiettivo è che si riesca a convincere i torinesi, chiaramente con una campagna di educazione, quindi speriamo prima o poi di vedere il Comune anche, diciamo, attivo non solo nella sensibilizzazione fatta dalla Questura sui tipi di materiale, ma proprio in un messaggio chiaro ai cittadini che dica non usate i botti perché sono dannosi per gli animali e le persone. E quindi questo, se in qualche modo anche solo per quanto possibile in queste ultime settimane con qualche comunicato, qualche iniziativa sul sito si potesse fare, sarebbe già qualcosa, e poi magari speriamo in futuro in una iniziativa di sensibilizzazione più ampia. E poi sicuramente c'è anche l'aspetto repressivo, quindi se i vigili che comunque saranno in giro per Capodanno nei giorni immediatamente precedenti potessero cominciare a fare qualche multa, o anche se non si vogliono fare le multe, perlomeno fermare le persone e dire smetti, comunque intervenire e non lasciare correre le cose, credo che questo, insomma, questi due canali, educazione da una parte e repressione dall'altra, potrebbero contribuire nel tempo a eliminare definitivamente questa cattiva abitudine dei botti. Invece sull'ultimo punto che diceva prima, cioè sulla questione di San Giovanni, effettivamente è più una questione dell'assessore Gallo, è anche una questione meno urgente perché appunto riguarda poi la festa di San Giovanni, però appunto è anche qui 2 o 3 anni che si parla di modificare la festa di San Giovanni usando i botti silenziosi, che alla fine, diciamo, anche per lo spettacolo musicale che si vuol fare eccetera sarebbero perfetti e non creerebbero problemi a nessuno, e quindi forse questa vale la pena magari di rimandarla in commissione ambiente, in quinta o in sesta commissione, non so quale sia la più adatta, per vedere magari con l'assessore Gallo di discutere con calma nel gennaio o febbraio la questione. Sì, adesso prego assessore. Sì, volevo rispondere. Allora, sul punto della sensibilizzazione, ha ragione, potremmo immaginare con l'assessore La Volta,
che diciamo, ha la responsabilità del regolamento tutela del benessere degli animali, di fare qualche tipo di iniziativa, un comunicato congiunto, una conferenza stampa in cui sensibilizzare diciamo, nelle vicinanze dei festeggiamenti la cittadinanza a fare attenzione all'uso di questo materiale. E sul resto invece io capisco il problema del diciamo la soddisfazione di vedere che vengono fatte delle sanzioni al cittadino, ai ragazzini che fanno esplodere petardi, botti eccetera, però abbiamo ottenuto risultati molto importanti sul sequestro e sulla vendita di prodotti di questo genere, perché poi c'è da fare appunto la distinzione su quanto è lecito e quanto invece è illecito da vendere, quindi diciamo in quel campo invece i risultati che possiamo esibire sono notevoli. Per il resto invece bisognerebbe che tutti ci rendessimo conto che non è semplicissimo cogliere le persone nell'atto di far esplodere il petardo, ma soprattutto poi dimostrare che la persona era proprio quella, sono le solite difficoltà. Io qui diciamo l'ho detto già tante volte, però capisco che diciamo bisognerebbe poter veicolare questo genere di l'informazione su questo genere di sanzioni quando vengono elevate, perché darebbe anche un po' di soddisfazione ai cittadini che hanno bisogno di sentirselo dire. Grazie. Bene, allora.